Sapete ragazzi, c'è una cosa che forse non vi ho mai raccontato. Ed è quella che ogni volta, quando praticamente non ho nulla da fare, quando sono seduto al computer, guardo video di incidenti stradali. Lo so, non è una cosa molto, molto interessante, però mi andava di dirvelo, perché veramente ho visto un sacco di video online di incidenti stradali. Mi sono chiesto, ma perché non provo a farci una reaction? Vediamo se qualcuno ha la mia stessa malattia, perché vi giuro che ragazzi, io guardo ore e ore intere a guardare incidenti stradali. Ovviamente incidenti stradali dove non ci sono feriti o comunque dove nessuno si fa male, ovviamente, perché non è bello. Però ci sono degli incidenti stradali come quelli che andiamo a vedere oggi, perché dovete sapere che in Russia e in Polonia, ragazzi, non sanno guidare minimamente. Cioè in Russia e in Polonia fanno quello che cazzo gli pare. Quindi oggi andremo a vedere degli incidenti divertenti fatti in Russia nel 2019. Quindi fatemi sapere se qualcuno di voi ha anche questa mia stessa malattia, tra virgolette, e andiamo a vedere questo video perché potrebbe far ridere. Ok, siamo in Russia. Iniziamo. Semaforo arancione. Ah, un'altra cosa. Ragazzi, dovete sapere che c'è un'altra cosa. Ogni volta c'è tipo la cosa che chiunque compra. Ora, non è vera mai questa cosa, no? Però c'è su internet. Se voi cercate stupid BMW, una cosa del genere, praticamente tutti i possessori e i guidatori di BMW sono reputati stupidi perché fanno queste cazzate. Ma perché? Perché ha attraversato l'attraversamento pedonale? Vabbè, procediamo. Qui c'è l'auto che sta da... Cioè ragazzi, perché non frenava? Probabilmente stava frenando, ma tipo ha fatto l'aquaplaning. Però ok, guardate anche questa qui che prova ad attraversare. Però non ce la fa, ha proprio paura, timore ad attraversare. Cioè la russa proprio ti mette ansia nel camminare per strada. Ok, siamo qui. Bagna. Porco due. Non si vedevano minimamente queste transenne. Ok, fermi al semaforo. Ad un incrocio. Ah, è inseguito dalla polizia. Guarda, stanno uscendo dal finestrino. Sono scappati dal finestrino. Erano inseguiti dalla polizia, vabbè. Ora voi spiegatemi, raga, perché questo? C'è uno sta camminando tranquillamente per strada, ti viene addosso una macchina e non si fermano, continuano ad andare tranquillamente. Guarda, non si fermano. Come se nulla fosse successo. Vabbè. Sì, questo gli salta l'asse posteriore. Ma come cazzo se lo fa? Poi trovo comunque notare che le auto lì non è che sono modernissime come le nostre. Non so perché. Poi qui anche una gara tra trattori. Attenzione. Un fumo pazzesco, tra l'altro. Viva lo smog. Questo qui cammina col finestrino aperto direttamente, non gliene frega un cazzo. Ma che cosa sta trasportando? Sta trasportando palesemente qualcosa, ma che cosa? Pff, vabbè. Questo è molto... E questo ha lasciato la macchina! Ma perché? Perché? Perché la testa ti dice di fare queste cose? Perché? Oh Cristo Dio, che cazzo è successo qua? No, che coglione, ha sbattuto con... Porco due, raga, ma pure qui, ma vuoi essere così stupido? Ma se stai trasportando un carico sporgente, prima di fare un sorpasso, assicurati che... Ma poi non li mettere così! Che gente, che poi... Che poi non è che sono incidenti causati per cause di forza maggiore. No, sono causati per l'autista dell'auto stupido. Cioè proprio sono stupidi questi incidenti. Tipo questo. Perché deve prendere da lì? Cioè è normale quello che fa questa cosa? Non è normale. Ok, questo sta provando a sorpassare. Guarda. Oddio. È andato a prendere a questo che non c'entrava nulla. Non c'entrava niente questo povero Cristo. Porco due, gli è esploso il finestrino. Cioè, aspetta, dovete dire che anche qui l'autista di quest'auto era distratto, perché lui stava palesemente frenando, aveva luci dello stop accese, però mica stava frenando questo che ha impattato. No! Perché mai frenare? Oh, guarda che bella giornata in Russia. Esatto.
Guarda che bel tassista coglione in Russia. Ok, corsia di sorpasso. La cosa assurda è che alcuni se ne vanno e non gliene frega niente. Ah, questo simula l'incidente, sicuro, guardate qui. Ma che cazzo? Cioè, raga, questo esce da casa sua, inseguita da sua mamma, probabilmente. E si va a sedere su quest'auto. Cioè, e poi sale. Siamo al semaforo rosso. C'è un triangolo a terra. Quindi qualcuno è rimasto in panne. Ma sei scemo! Oddio, Russia, tram e auto. Esatto. Non vanno mai d'accordo Russia, tram e auto, raga. Mai proprio nella vita. Oddio! Gli è partito il divano, ma che cos'era? E non se n'è accorto, guardate che continua ad andarsene. Poi arriva a casa, ma dove cazzo è il mio divano? In autostrada. E questo sta parcheggiando, o quantomeno ci sta provando. Ok. Prego, non mi dite che esce dal bagagliaio. No, non ci voglio credere. Io pensavo che non potesse esistere gente così, ma esiste sul serio. No! Si sono staccate le cinture al carico, praticamente. E gli è caduto sulla macchina! Cioè, qui praticamente gliel'ha distrutta la macchina. Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, che cos'è? Che cosa? Ma è morto! Madonna, raga, questo se lo prendeva veramente moriva, cavolo. Qui non siamo in Russia, siamo in Giappone, cazzo. Qualcuno comunque ha avuto un problema con questo tir. Oh, Mustang. Ragazzi, questo fa il coglione e fa una cazzata sicura. Oddio. Boom. Quando non sai tenere una trazione posteriore. Comunque, io non ho parole. Cioè, raga, in Russia, dove cazzo è, gli incroci veramente non esistono. Tra l'altro questi continuano ad avere il rosso. Perché 2, 1. C'era ancora il rosso. Ma perché passano? Perché sono passati? Si passa. Ci stiamo avvicinando a un incrocio. E non si capisce un cazzo. Tutti passano. Chiunque va avanti. Niente. Non si capisce, ragazzi. Niente. Questa è arrivata a cannone dalla montagnetta qui. Ma si può essere così scemi? Ma perché? Perché, raga, perché? Vai a consumare, vai a fare male ad altra gente. Questo è un classico. Si dimentica il coso della pompa attaccato. Oddio. No, ti prego. E gli distrugge la macchina a questo tizio adesso. Esatto. Dura, sto li, ble. Che ha detto suca. Ascoltate. Uca. Poi questo così, dal nulla decide di andare nella piazzola di sosta e fare danno. Anche qui abbiamo l'esempio di due rincoglioniti totali. Cioè, raga, questo è proprio la cosa... Due coglioni. Quattro coglioni. Raga, si può? Quel furgoncino blu era fermo con la freccia inserita. Ma che cazzo c'ha la gente in mente? Anche questo qui non controlla minimamente gli specchietti. La cosa bella è che ci sono alcuni russi che si incazzano quando gli suoni, si fermano, escono con le pistole e ti vogliono uccidere. Questo non vuole farlo superare, praticamente. Minchia, ragazzi, adesso... Wow. Stupido! Perché? Perché? Comunque, oh, non si è fatto un cazzo sta macchina. Cioè, si è solo staccato il paraurti in basso, ma per il resto non si è fatta niente. Che come ce l'hanno fatta di amianto le auto in Russia? In autostrada, situazione piuttosto tranquilla. Classico traffico cittadino russo. Quello lì decide di provare a salire nei binari del tram. Praticamente questo si accorge che c'è un camion, un tir in panne sull'autostrada. Frena di botto, sterza tutto d'un tratto verso sinistra e fa un incidente con una, due, tre auto.
tre, fa incidentare tutto di auto per una distrazione. Bene ragazzi, quindi da questo momento in poi, quando andrò in Russia, perché ci vorrei andare in Russia, mi affascina come paese, non attraverserò la strada, non prenderò mai un taxi e probabilmente camminerò a piedi. O non camminerò. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se anche voi avete questa mia fissazione di guardare sempre o comunque spesso gli incidenti stradali. La Champions League è tutto. Ciao ciao.